Ciao a tutti, bentornati. Oggi scartiamo insieme un altro calendario dell'avvento e sto parlando del calendario di ASOS. In realtà io non pensavo che ASOS facesse questa tipologia di calendari, soprattutto di beauty, make-up, non pensavo, l'ho scoperto soltanto quest'anno. In realtà ASOS ha fatto due calendari quest'anno, ha fatto il calendario da 12 sorprese che si aggira intorno ai 30 euro, 34 euro e un altro che è il maxi da 90 euro, che è quello che ho preso io con 24 sorprese, quindi abbiamo 24 pacchettini da scartare. Andiamolo ad aprire, lo apro qui davanti a voi, non l'ho proprio aperto, ho soltanto intravisto, chiaramente acquistandolo, purtroppo alcuni fanno vedere anche quello che il calendario contiene e andiamolo ad aprire. La cosa bella di questo calendario che si presenta in questo modo, la cosa bella è che c'è questa scatola in plexiglass riutilizzabile. Io sono sempre alla ricerca di scatole, portaoggetti, portacose e quindi questa cosa la trovo molto molto comoda perché ci posso mettere tutti i prodotti dentro, posso utilizzarla un po' come voglio. Poi le scatole tra l'altro sono disposte in maniera anche un po' credo disordinata, non proprio, almeno così mi sembra, e sono anche molto belle le scatoline perché hanno queste fantasie molto molto carine. Si apre così, questo non pensavo ci fosse, questa parte qui che va qui chiaramente a chiudere la scatola, quindi non entrerebbe neanche polvere, e ci sono due belle file da aprire. Allora, noi partiamo dalla prima casellina, dalla prima scatolina e andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. Scatolina numero 1. Allora, vediamo. Nella scatolina numero 1, che sinceramente mi dispiace anche rompere perché vorrei tenere, c'è all'interno un Skin Longevity Vital Power Infusion. Dovrebbe essere un siero, non lo specifica bene qui, però qui dice: dopo aver pulito il viso, applicare due pump sulla faccia e sul collo, usare la mattina e la sera. È una mini taglia, una mini size. Non ho mai utilizzato skincare di Bare Minerals, soltanto di fondotinta. So soltanto che però Bare Minerals è un brand che produce prodotti con all'interno prodotti ingredienti naturali. Andiamo ad aprire la casella numero 2, che è questa. Allora, vediamo che c'è all'interno. Ed è una maschera detox, è una maschera rosa detox e purificante e balance the skin. Forse anche per il sebo in eccesso, suppongo, e anche per i pori, è una leggera esfoliazione. E questa qui, non conosco questo brand, vi ripeto, Emma Hardy, e anche questa è una mini size da 15 ml di maschere. Io ne sto accumulando un sacco, infatti ho intenzione di farvi un video con tutte le maschere che sto utilizzando, cosa ne penso, come sono, perché le maschere sono molto diverse tra di loro, hanno funzioni diverse, texture diverse, tipologie diverse, quindi devo testarle ancora un po' perché voglio parlarvene. Andiamo adesso ad aprire la casella, cioè o meglio, la scatola numero 3, che mi sembra anche abbastanza grande, ed è lei. Sembra abbastanza grande, però sembra leggera. E c'è, bene. E c'è una maschera in tessuto di Dr. Jart. Io adoro Dr. Jart e si chiama Tiger Grass Calming Mask e dovrebbe essere una maschera soprattutto credo per la pelle grassa, suppongo, e anche per la pelle sensibile. Vediamo se ci dice qualcosa in italiano. Allora, lenitiva alla centella asiatica, si maschera lenitiva per pelle sensibile, quindi non grassa. E sembra anche abbastanza grande tra l'altro la confezione, di solito è un po' più piccola. Classica maschera in tessuto di cui noi abbiamo sempre bisogno e ci piacciono sempre. Andiamo adesso ad aprire la casella numero 4, la scatola numero 4. Tra l'altro la scatola è divisa anche in scomparti, c'è uno scomparto con, non so se si riesce a vedere, questo scomparto e questo è un altro. La casella numero 4, questa casella zebrata,
Clinique. Allora, questa la conosco perché l'ho provata. È una maschera super idratante di Clinique. L'ho provata anche in mini size l'anno scorso, credo, perché l'ho presa, ricordo, da Sephora di Udine, ricordo. Ed è una maschera molto molto idratante. E anche questa è in mini size. Idrata per 72 ore. Ed è da 15 ml. Come texture è molto molto leggera. Non è pesante, io non amo molto le creme che fanno difficoltà ad assorbirsi, quindi benissimo, stracontenta di aver trovato questa qui. Tra l'altro ASOS vende un sacco, ASOS di solito viene concepito come brand, come diciamo shop online per abbigliamento, ma vende un sacco di brand anche di make up, di skincare, che io neanche sapevo che avesse questi brand. Ricordo che avesse Pixi e altri brand, ma tipo Clinique non sapevo. Andiamo adesso ad aprire la scatola numero 5. Anche questa mi sembra abbastanza grande, però dobbiamo fare spazio altrimenti qui, ok. Che questa qui sembra abbastanza grande anche lei. Bella anche la scatola, mi dispiacerà anche buttare le scatole, sono sincera. Ed è, della First and Beauty Fab, è un gel, o meglio sì, un cleanser, un detergente per il viso, mi sembra in full size. Questo brand l'ho visto un sacco di volte in giro, cioè ho visto diverse foto, diverse review di questo brand. È antiossidante, rimuove anche tutto il make-up, per pelle anche sensibile. Soddisfatta anche di questo. Questa era la 5, andiamo adesso ad aprire la 6, che è lei. La 6 sembra anche abbastanza grande, però il prodottino è piccolino, a volte sono anche un po' devianti i pacchi, perché sembra di chissà quale prodotto potremmo trovare all'interno, invece è lui, ed è un rule per il viso, la Psychic Sister. Io in realtà ne ho trovato un altro anche in una box, sempre con la pietra. Questa dovrebbe essere pietra, non lo so, non vi so dire che tipo di pietra sia, non voglio dire di cavolate. Questo qui è anche un po' più piccolo di quello che ho io, che va a massaggiare il viso anche per l'applicazione delle creme. Io in realtà non ne avevo neanche uno. Con questo qui è il mio secondo tipo di rullo, non so come chiamarlo, per il viso. Devo dire che l'altro lo sto utilizzando, quindi pensavo fosse un prodotto che non avrei utilizzato, uno strumento che non avrei utilizzato, invece lo sto utilizzando. Questo qui poi piccolino mi piace, è abbastanza piccolino, quindi utilizzerò anche lui. Vediamo la 7, la scatolina numero 7. Mi aspetto qualcosa di Pixi, che secondo me però non c'è. Ah no, bugia, pensavo fosse un'altra cosa. Allora, questo qui invece è un prodotto per capelli 5 in 1, Styling Treatment. Allora, è della Living Proof, è un prodotto per capelli e va applicato a capelli bagnati, si applicare sopra il capello, a capelli umidi, ed è un prodotto per lo styling, quindi non so se va anche a proteggere i capelli dal calore, non lo so, non spiega bene che cosa va a fare. Era 30 ml, però non capisco quali sono i benefici di questo prodotto, però è un prodotto per capelli che sicuramente andrò a provare. Vediamo anche se la profumazione ci piace, sembra abbastanza profumato. Bene, bene, non manca mai neanche nei calendari dell'avvento un prodotto per capelli, infatti l'ho trovato anche in quello di Sephora. Se non l'avete visto il calendario dell'avvento di Sephora, andate a vederlo, mi raccomando. Allora, questo qui abbiamo detto il 7, vediamo la scatola numero 8. Questa mi sembra abbastanza piena, ci sarà una cosa non piccolina all'interno. Wow! 8 abbiamo trovato la famosissima maschera all'argilla nera di Origins, che io ho in mini size, che utilizzo, in realtà mi è quasi terminata. Io adoro questa maschera, mi piace tantissimo. È una maschera soprattutto se avete intenzione di fare una pulizia generale. Io non la faccio sempre, ma magari anche una volta al mese, ogni 2 settimane mi capita di farla. Va a purificare molto molto bene, e tra l'altro anche l'argilla nera ha proprio questa azione, una maschera purificante al carbone, per essere precisi. È la full size, la 75 ml. Questa crema, questa maschera io la già l'adoravo, mi piace tantissimo, quindi molto contenta.
9, 9, quindi questa è la seconda maschera, 9, 9, di maschere ne sto collezionando tantissime, anche perché poi le maschere, non facendole tutti i giorni, è un prodotto che si accumula. Allora, è del brand This Works. Io sto utilizzando, tra l'altro, di questo brand il siero, che ho trovato anche in una box che mi piace tanto. Questo qui è uno spray, si chiama Love Sleep Pillow Spray ed è uno spray, non mi sembra per il viso, forse da mettere sul cuscino o sul viso da notte. Vediamo la profumazione. Buono, molto molto buono, al patchouli e lang lang. Devo capire bene questo se è uno spray viso per il, diciamo, post make up, oppure uno spray, perché qui dice Love Sleep Pillow Spray, quindi forse è uno spray che va applicato prima di andare a letto, prima di andare a dormire. È da 10 ml, mi stava cadendo. 10 10, andiamo a vedere la numero 10. Sto rompendo tutte le scatole. Anip and Fab è un tonico illuminante alla vitamina C. Io sto collezionando tonici illuminanti di questo tipo, perché ho trovato quello di Ren, ne ho uno di Rodial, sono tutti più o meno così, a parte quello di Pixi che ho trovato al retinolo. Tutti gli altri tonici che ho sono tutti alla vitamina C, quindi illuminanti che a me piacciono particolarmente, mi piacciono tanto. Io di questo brand ho utilizzato fino ad ora soltanto l'esfoliante, diciamo una specie di scrub per il viso, che mi piace molto. Andiamo a vedere la numero 11 11, questa qui piccolina, vediamo che c'è. Ah, Marvis è il famosissimo, per chi non lo conoscesse, in mini size, peccato, però il famosissimo dentifricio di Marvis. Io l'ho già provato, mi piace tantissimo, anche il mio ragazzo utilizza questo dentifricio, che a lui piace tantissimo. Questo qui verde è molto forte, sa di mentolo, mi spiace però la mini size, forse da viaggio potrebbe essere comodo, da 10 ml, infatti non lo utilizzerò. Magari se dovessi andare da qualche parte fuori sarebbe comodo invece del classico tubetto grande. Mi piace, potrebbe essere comunque utile. Abbiamo così terminato la prima fila, adesso c'è la seconda. Quanto mi piace questo plexi, cioè questa scatola in plexi, grazie, io impazzisco. 11 12, l'ultima casella è la numero 24, perché la 25 non c'è. La 12, che non vedo, eccola, l'ho trovata. La 12, questa scatola bella maculata, vedete il numero? Si vede? Forse no, forse sì, si intravede forse, non lo so. Vediamo un po', allora, vedo una bella boccettona. Ah, questo ce l'ho, ed è di Aveda, è un prodotto per capelli. Io vi devo dire la verità, sto utilizzando ancora quello di Kerastase, quindi questo qui non l'ho ancora aperto, ed è una crema sia pre-shampoo, diciamo a capelli umidi, come quella che vi ho fatto vedere prima, per lo styling, che va a riparare i capelli. Tra l'altro ho sentito parlare molto bene di questo prodotto, quindi infatti ho avuto un sacco di aspettative, non vedo l'ora di terminare quella. Io di solito, se non termino un prodotto, non apro l'altro. Alcuni sì, tipo gli shampoo li confronto, cioè utilizzo più shampoo contemporaneamente nello stesso periodo, però tipo creme e cose del genere no, preferisco utilizzare sempre lo stesso per capire effettivamente se mi piacciono o meno. Tra l'altro è la full size da 100 ml, che non è male, quindi non stiamo trovando soltanto mini size, che ci piace. 13 13, piccolo ma sembra abbastanza pesante. Oddio, Elemis, ma ci, cioè, oddio, Elemis in full size. Questa crema, non so se voi avete seguito i miei ultimi video, questo è un brand top, che rivende anche Look Fantastic, ed è la loro crema icona del brand, ed è la crema viso al collagene marino, è da, tra l'altro, da 30 ml, quindi una full size. Io ho provato il prodotto contorno occhi, che ho amato. Questa è una crema che costa anche tanto, tipo siamo sulle 90 euro. Oddio, che bello, non andrò a comprare tutte queste creme quest'inverno. 14 14, non voglio rompere le scatole, ma le rompo in tutti i sensi, io le rompo in tutti i sensi le scatole. Allora, vediamo questo qua. Allora, qui abbiamo due prodotti di Sunday Relay,
anche brand, anche questo so, almeno per quello che ho sentito dire, è un brand top, luxury, ed è un, allora, un siero, la vitamina C illuminante, e questo invece è un acido glicolico, è un trattamento con l'acido glicolico, purificante ed esfoliante anche, e sono veramente piccoli, parliamo di 5 ml per tubetto, piccoli, va bene, però insomma tra i tanti prodotti che abbiamo va bene. 15 invece, vediamo. Allora, Dr. Popo, allora questo qui io non lo conoscevo, ho visto dei video ultimamente, è un balsamo che colora le guance e le labbra, anche un trattamento all'avocado, per quindi va a idratare secondo me le labbra, non so di che colore sia, sembra rosso come colore, bene bene, un prodotto che non conoscevo, il brand ripeto non lo conosco, non l'ho mai visto se non in qualche video, ma non l'ho provato e non sapevo che ASOS rivendesse questo brand. 16 eccolo qui, 16 che cos'è? Shiseido, Shiseido, ed è un, allora, Ginza Tokyo Ultimune Power Infusion Concentrate, forse è un siero, è da 10 ml, ottimo, questo qui era il 16, vediamo adesso la scatola numero 17, questa mi sembra leggera, vediamo. Ah, Too Faced, il Better Than Sex Mascara, che è un mascara che io conosco molto bene perché l'ho provato sia in mini size diversi anni fa che in full size ultimamente, ed è ottimo, cioè è un mascara super 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 valido. Io ultimamente stavo utilizzando quello sempre di Too Faced, il Dumb & Girl, che tra l'altro l'ho preso in mini size che mi è quasi terminato ed è molto molto buono, ma anche lui resta un mascara iconico di Too Faced. Fa delle ciglia super lunghe, super voluminose, non ha grumi. Non lo voglio aprire perché ho tanti mascara, mi dispiacerebbe. Questo qui tra l'altro ha anche lo scovolino tipo a clessidra, me lo ricordo, va bene anche per portare in giro nei beauty. Io le mini size poi le adoro, mi piacciono tantissimo, più delle full size, quindi va benissimo. Poi tra i tanti mascara che ho, va bene. 18 tra l'altro bellissima questa scatola qui, tutta interamente maculata, bellissima. Contiene Becca invece è un Backlight Priming Filter ed è un primer, una base filtrante illuminante. Fino ad ora anche nell'altro calendario, quello di Sephora, non ho trovato nessun primer e mi è dispiaciuto un po' pensandoci. Poi Becca ci piace. 19, questa bella scatola così lunga, e c'è un pennello di Spectrum. Questo mi sembra un pennello illuminante, il numero B08. Mi piace questo manico rosa con questo invece con le setole azzurre, mi piace molto molto il contrasto, mi sembra un pennello per illuminante. Anche questo brand non conosco. Andiamo a vedere adesso la scatola numero 20 ed è Laura Mercier ed è anche lui un primer con silicone free, quindi senza silicone, per un trucco più prolungato. Anche questo in non proprio mini size, 25 ml. Io poi vi devo dire la verità, ve l'ho già detto forse in altri video per chi mi conosce, non uso abitualmente i primer, sinceramente, però sono contenta perché voglio comunque utilizzarli di più. Cioè voglio prendere l'abitudine di utilizzare il primer. Numero 21, Tombola, andiamo a vedere, mi sembra pesantino, che cos'è?
Night Mask, allora una maschera notte di della Indeed, questo brand che non conosco anche lui, anche di queste tipologie di prodotti, maschere notte non ne ho se non quella che ho trovato all'interno della del calendario di Sephora, e anche quella tipologia di prodotto mi incuriosisce tantissimo perché non ho mai provato maschere notte, quindi sono curiosa. Vediamo che ci dice: per un'intensa idratazione applicare a pelle pulita, però mi dice di tenerla 15 minuti. Devo capire come va applicata però. 22. Sembra vuota. Sarà una maschera. Ah, ciglia finte! Che io non utilizzo. Ciglia finte di questa Eyelure London. Sembrano abbastanza naturali, io non utilizzo ciglia finte perché non ho tempo di metterle, perché già truccandomi e facendo tutto il resto faccio difficoltà, le ciglia finte sarebbe un altro problema, però va bene, per qualche occasione possono sempre servire. 23 è la penultima scatola, poi ci siamo, vediamo, The Ordinary, tra l'altro un brand che mi incuriosiva da un po' di tempo, è una soluzione alla caffeina per il contorno occhi, riduce le rughette del contorno occhi, sì, è un prodotto contorno occhi, quindi che va a sgonfiare, secondo me, le borse, quindi mi piace da morire, quindi va benissimo, se va a ridurre le borse ci va bene, perché se la caffeina ha quell'effetto drenante. E poi l'ultima casella, la 24, MAC, rossetto MAC, il 646 Marrakesh, forse il colore non è il mio, forse il colore non è nella mia palette, secondo me. Ah sì, infatti non lo è un rosso caldo, è un rosso, sì, un rosso con quella punta di arancio. Bene, mi dispiace un po' per il colore, non è un mio colore, però faremo di tutto per farcelo piacere, altrimenti lo devo regalare, probabilmente lo do alla mia migliore amica perché sarebbe nella sua palette, se non compra il calendario glielo regalo, non lo so, perché secondo me lo comprerà. C'è anche un rossetto MAC, ragazzi, wow! Allora, che dire, mi è piaciuto tanto, molto questo calendario, tantissimo, perché secondo me cioè, abbastanza completo, ha prodotti beauty, quindi skincare, quindi dalla idratazione, maschere, sieri, contorno occhi, capelli anche, make-up poco, molta skincare, prodotti anche novità, tipologia di prodotti che magari ero curiosa di provare, super approvato anche tantissimo la scatola che riempirò di prodotti perché non so più dove mettere tutti i miei prodotti, sono alla ricerca di mobili, di cose per sistemare tutto quanto, qui metterò magari tutta la mia skincare. A me è piaciuto tantissimo questo calendario, ditemi che ne pensate, se vi è piaciuto magari con un pollice in su o con un commentino, ditemi che ne pensate, e io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto, ciao!